Ci vediamo anche riflessi, Va guarda. bene, va bene. Buonasera e benvenuti al magazine di Anna Borelli a casa di Anna e Jerry con il mio ospite. Buonasera a tutti. Lorenzo Arduini in una location molto particolare, vale a dire il bagno di casa mia, perché questo è il mio bagnetto, perché mi vanto, ne ho due di bagni. Questo è quello piccino e a volte le trasformazioni, cioè io ho pensato che devo rinnovare questo ambiente, il rinnovo di un ambiente può partire anche da una tenda, no? Quella che vedete alle mie spalle. La tenda che è creata da un sacchi originali di caffè, sono stati il mezzo con il quale ho potuto sperimentare quello che sarà l'argomento di stasera, vale a dire il piedino numero 7. Bravo, promosso! Il piedino numero 7, Lorena, che ringrazio e saluto, è la nostra operatrice, il top delle operatrici, puoi inquadrare e nello specifico questo punto qua, questo noi lo otteniamo con il piedino numero 7, anche questo qui, questo, e di conseguenza anche qua. Poi non è finito, perché mi mancava un colore che gentilmente Arduini mi ha portato e quindi poi smonterò e continuerò il mio lavoro di ricamo con i punti che ho a disposizione. Quindi io inizio a rinnovare questa stanza partendo dalle tende. Prima c'erano delle tende bianche, tra l'altro ce l'ho di là, ve le faccio vedere. Essendo un sacco non molto lungo e volendo coprire buona parte della finestra, ho pensato di agganciare, di unire dei cotoni, scusatemi, dei cotoni della Stoffabrics che in partenza dovevano essere un vestito e poi, lo sai, io non dico mai bugie, questi chili in eccesso non vanno via, per cui il vestito l'ho messo da parte e sto riciclando tutti i tessuti per fare borsette, altro che non si arriva da mettere addosso. Quindi parte di quel cotone l'ho utilizzato, molto valido, si prestava benissimo, però per unirlo al sacco ho sfruttato proprio quello che è il piedino del mese, che mi consentiva di unire due tessuti creando quasi un ricamo antico, che ha un nome questo ricamo, ma adesso non mi viene. Le esperte di ricamo, ricamo a mano intendo, forse Ajour può essere, ricamo Ajour. Qual è il loro Ajour? Ajour, no? Ricamo è diverso. È diverso, non fa questa cosa qua? Vabbè. Comunque è stata l'occasione, tra l'altro il piedino è in offerta al 15% di sconto solo per il mese di marzo, ovviamente. Adesso andiamo a vedere proprio nel dettaglio, passo passo, grazie al nostro esperto dietro la doccia. Vado dietro la doccia. La doccia. Adesso facciamo un tour veloce senza inquadrare, vabbè, così, eh? Andiamo verso la... Prego, io intanto spengo giusto perché lo spreco. Dov'è il piedino? Eccoci qua! Questa location è più familiare. Questo è il piedino. Si è spento da qualche parte, c'è un buietto qui, no? Un buio, no? No. Oh, okay. Ok, vabbè. Allora, il piedino... Ma vuoi mica il trespolino che sei più comoda? No. Ok. Il piedino è questo. Piedino numero 7 di Bernina, vedete, ha una lamella centrale per cui mi permette di fare le frange. Anche, esatto, oltre. Perché noi con questo piedino, oltre a fare quel ricamo particolare che io ho fatto già dei piccoli campioni, eccolo qua, che cambia tantissimo. Ecco, questo è il ricamo che vi ho fatto vedere di là, ma con un filo normale, diciamo un filo di cotone base, in particolare ho usato l'aerofil, adesso non mi ricordo, bianco. E poi invece questo è un decora numero 12
come cambia? Lo stesso numero, ma non solo. Vedete anche tutti questi parametri laterali, sono delle cose che ho un po' cambiato e che adesso Lorenzo ci fa vedere. È Ajour, Concetta mi conferma. Tra l'altro approfitterei, visto che c'è Concetta, così intanto Lorenzo se ti vuoi sistemare eccetera, per fare una comunicazione con molto piacere di servizio, che innanzitutto vabbè, l'appuntamento del mese prossimo, che solitamente è con i filati e con la mia ospite Concetta, slitta all'altro giovedì. Perché sono impegnati in un'attività collegata al lavoro di Sebastiano, del figlio, che se vi ricordate, ve l'ho detto già tante volte, loro hanno anche una pagina che si chiama Nonna Cicina a Pecarra. Ebbene, me lo sono segnato perché lo sapete che io ho memoria zero, al partire dal... Ah? C'è anche la Silvia. Ah, ciao Silvia! Ciao Salute! Silvia! Ciao Silvia! Dal 12 marzo, e questo interesserà zona Voghera e limitrofi, diciamo l'anello tutto intorno, con la Pecar faranno consegna gratis di arancini e pizzette. Quindi io vi invidio tantissimo tutti gli amici di Voghera e adesso non so i paesi limitrofi quali possono essere. Magari la Concetta che è online può commentare scrivendo qualche comune che più conosce. C'ho una maglia un po' troppo sexy, un po' troppo scollacciata. Ebbene, loro appunto fanno, solitamente voi li incontrate nelle manifestazioni comunali dove c'è lo street food. E invece questo mese, e una volta al mese, faranno anche street house, cioè faranno la consegna a casa. Gratis, tra l'altro, beh, chiaramente dovete pagarlo l'arancino e roba varia, però la consegna è gratis. Ve lo consiglio perché sono spettacolari, sono buonissimi. Io li ho mangiati, veramente tanta roba. Arancini e calzoni, ho detto calzoni o ho detto qualche altra cosa No, prima? solo arancini. Pizzette, No, ho detto anche un'altra cosa, però credo di avere pizzette forse, no. perché fanno anche le pizzette, però non so se per la manifestazione, per questo evento fanno anche le pizzette, ma i calzoni sono spettacolari. Ebbene, quindi se non conoscete il mio telefono, non ve lo dico adesso perché non ce l'ho a memoria, andate sulla pagina di no, no? No, non c'è Ger, ci sono io. Chi è che voleva Jerry? Ah, è Fede! No, c'è la Lorena, Fede. Jerry oramai è attaccato il telefono a chiodo. Gli ho fatto sto regalo. Va bene. E niente, quindi approfittate di Nonna Ciccina che non... Chiaramente per gli amici siciliani o anche, che ne so, gagliatesi, un po' lontano, però tutti intorno. Te quanto dissi da Voghera? Ma Sono 35 km circa. un po' troppo, un po' troppo, Però la prossima volta che ci viene. Salutami la Silvia. Ciao Silvia, la prossima volta che ci viene a trovare con certi negozio, qualche arancino, Sì, ma anche i noi facciamo calzoni sono anche buoni. calzoni, Dai, anche qualche anche qualche pizzetta. Concetta, pizzetta. vai vai, Sei inguaiata, sei Concetta, inguaiata che proprio. fa? Va bene. Allora, invece, per quanto riguarda l'argomento di stasera, abbiamo fatto vedere il piedino, il nostro esperto che strategicamente ha messo la maglia nera. Sì. Per forza quando vengo qua mi riempiono Vabbè, voi portate anche sempre i di dolcini, cibo a quindi. Concetta ha scritto affare fatto. fare fatto. Concetta, brava. Ecco, no, no, veramente spettacolare, roba troppo buona. Poi loro sono veramente anche carini, proprio loro. Così. Allora, hai visto? Io sono stata brava, ti ho già preparato il tessuto. Facciamo vedere proprio il passo passo come si usa questo piedino, il piedino del mese. Allora, Abbiamo messo un filato diverso. Vai, prego, prego. sono filato il Decora 12, quindi è un filato in rayon, molto, molto luminoso come colore e tra l'altro essendo anche con la variante di colori rende molto
Ah, c'è anche Iris, guarda. Ah, ci è venuta a trovare anche la Iris. Allora, possiamo salutiamo un'amica che ci segue dall'Argentina. Oh, là. Ciao, dall'Argentina. Allora, abbiamo le due stoffe. Le uniamo. Io ho rimboccato perché comunque questo è un punto visibile, mm-hmm. Quindi il tessuto vi conviene ripiegarlo, perché sì. Se così non fosse vedreste la parte sporca dell'orlo, tagliata. Invece lo ripiegate, così rinforza anche la base ed è anche rifinito, ben rifinito. Eventualmente, se è anche tanto sottile il tessuto, un po' di stabilizzatore sotto, una striscina di stabilizzatore, sì. Non fa mai male. Guarda, te lo do così non rischiamo, sì. Questo è il cotton soft della Madeira. Ok, quindi va benissimo. Mettiamo i due lembi vicino. Ah, bravissimo Sebastiano che sta elencando i comuni che possono usufruire, okay, della consegna. Andiamo con i due lembi delle stoffe. Scusami se ti interrompo. Prego, prego. Diciamo sì. Anche che dobbiamo, infatti, cambiare dei parametri. Sì, perché praticamente supponiamo che ho la macchina come cucitura diritta. Cosa faccio? Imposto l'apertura, cioè imposto in cucitura di zigzag. Ok. Quindi in questo caso qui è già così. Memorizzato, sì, però. L'avevi già memorizzato. Comunque è possibile sempre cambiare il tutto. Almeno con uno zigzag di. È il numero 7, Donatella. Il piedino 7, che è l'offerta del mese con lo sconto del 15%. Quindi dicevo, abbiamo impostato lo zigzag, sì, a 5,5, che e sarebbe la larghezza dello zigzag. No? C'è, vedete, questa prova, guarda anche sul, io adesso lo faccio manualmente, no? Giusto perché vedete che la macchina fa il salto solo lo zigzag sopra. Potete usare con questo piedino, sì assolutamente, perché visto che ha una barra centrale che tiene il filo in alto, alzato, se voi usaste un altro punto spacchereste l'ago. No, rompe l'ago, c'è cucitura a rompere l'ago. È vero Felicia, è appena abbiamo tutti, cioè appena tu hai sistemato le tue cose ti viene spedita la macchina e anche tutti gli accessori e, ma questo non c'è però nei piedini base, no, questo qua. Okay. Poi imposto la lunghezza del punto per avere un punto fitto, un cordoncino. E che poi sono questi parametri qua che io avevo segnato, quindi la fittezza del punto, questo è con 0,40 che vedete qui, cioè quanto deve essere lungo il punto, però io ho giocato un po', sì, con poi, le distanze 0,35, 0,30, esatto, che cambiano solo, ripeto, per la distanza, cioè più è alto il numero e più è rado il punto. Però cambia dallo stesso parametro, questo è 0,60 e questo è 0,60, però cambia tantissimo dal filo che usate. Assolutamente, sì, assolutamente. Okay. Poi un altro parametro importante, vado ad allentare la tensione del filo superiore, cioè la rendo molto morbida, in modo tale che io poi ho la possibilità di aprire questo lavoro. Allora, ci sono delle macchine che la tensione, avete delle manopole, sì, c'è il manopolone classico, lo intendo il classico orologione qua frontalmente, oppure macchine come in questo caso Bernina 480 con la regolazione della tensione elettronica, che nel mio caso è questo simbolo, esatto, qua è già stato impostato, è già impostato. 0,75, sì. Quindi per chi avesse una cosa del genere dovete andare qua, lo facciamo proprio vedere, scusami, prego. Allora andiamo a cliccare e questo, e voi fate più o meno fino ad arrivare al valore 0,75, è molto semplice, poi vabbè, sì, quindi molto, una tensione molto, molto morbida, molto, esatto, morbido. E in questo caso poi io proseguo, vedete che la lama centrale trattiene il filato in alto, fa sì un cordoncino però lo trattiene. Cercherò anche posizionato un po' male di tenere i lembi
invece adesso stiamo usando un filato Decora che è un po' corposo. Esatto, Decora 12. E quindi 12. Nel momento in cui si va a chiudere il punto, l'effetto azzurra, che mi ha confermato Concetta, che ricorda come tipo di ricamo, è meno visibile perché chiaramente lo spessore del filato prende spazio per dare l'idea. Quindi se voi usate un filo per cucire normalissimo, sì, è più evidente questo punto, proprio perché essendo sottile il passaggio che facciamo vedere dopo lo mette più in risalto. Intanto mi sposto a mai indietro. Ecco, abbiamo alzato il piedino e fatto scorrere quello che era qui accavallato verso dietro e retro per farlo scivolare. Questo passaggio è importante. Risulta questo. Però abbiamo commesso un piccolo errore. Quale? Perché noi abbiamo utilizzato tutta una striscia lunga così, invece dovevamo fare... No, si fa lo stesso. Sì, si può fa fare lo stesso perché tu tiri, si strappa. Allora, qua abbiamo la frangiatura, che praticamente rimane così, e andiamo ad allentare. Perché è uno stabilizzatore da strappo, quindi... Sì, cede. Cede. Ok, quindi vedete che posso andare sempre a fare di più piatta questa parte superiore dove e non è tutto qua, perché infatti così sì sarebbe sfizioso come punto, ma non è il proprio la, ma uno potrebbe anche averlo così, assolutamente nulla sì, quindi, è sempre comunque una decorazione, esatto, cioè noi dobbiamo sempre però pensare, rimarrebbe un po' a rilievo così un po' rilievo, morbido eventualmente, si possono anche tagliare come frangiature, cioè si può fare diverse cose, perché noi dobbiamo sempre tener conto di osare quando abbiamo dei piedini e delle macchine, sperimentare, osare tanto, per cui viene questo. Sì, perché può essere anche un'idea nel momento in cui voi utilizzate dei tessuti che comunque da qualche parte sono uniti, si può anche tagliare, no, se non blocchi, no. C'è una domanda. Bisogna bloccarlo. Esattamente. No, perché Valentina mi chiedeva se volessi fare una frangia più lunga, se si può allungare, ma dopo poi facciamo vedere la frangia. Non più di tanto, perché la distanza del nostro piedino e quindi questo spazio che vedi è 5,5. Di più non puoi, perché andrebbe poi contro il metallo e si romperebbe. Però ti anticipiamo già, si intravede... È di tutto rispetto, perché poi la frangia in realtà è quella dimensione ma aperta, ma la vediamo poi alla fine. Adesso andiamo a sostituire il piedino. Esatto, passaggio successivo, cambiamo il piedino. Quindi mettiamo il piedino 20, che è aperto davanti, e ha lo scarico sotto che mi permette di... Saluto tutti gli amici che sono online, grazie ragazze per essere con noi. In questo modo vado. Quindi centriamo poi ci serve questo piedino proprio perché noi dobbiamo accoglierlo. Esatto. E quindi il piedino 20 è l'ideale, lo dovreste avere tutti il piedino 20, è uno dei basilari, no? Poi avevi messo il punto numero 6, che è un po' come se fosse un punto sashiko. Cioè non è un punto diritto e basta, è un punto diritto ma che ritorna, quindi è rafforzato e va bene in questo caso, giusto maestro? Esatto, sì. lunghezza punto, grazie del maestro, lunghezza punto 3,5 e ritorniamo ad avere la tensione del filo come inizialmente quando vado a cucire, quindi in questo caso la macchina si è già riportata automaticamente nella sua tensione base. Diciamo che la lunghezza del punto base non è 3,5, l'ho fatto io, perché di base forse ha un altro numero, 2, non 2. Me lo ricordo, 2. Ma questo è quanto? 2,2 di base. 2,2, 3,5 vuol dire un po' più lungo, perché così c'è un po' più di gioco tra
un filo e l'altro, un accavallamento e un altro. Questo è il dito mio. Così. Vedete che poi torna indietro. E infatti bravo anch'io, mentre cucio tendo con le mani a tirare ancora di più il lavoro, così sono sicura che non mi rimane bombato. Ci tengo. Anch'io ti love you, anch'io ti love. Valentina. Ok. La lovo io, Loviamo. Loviamo. No, la lovo. Intanto Lorena, se vuoi venire di qua, si intravede proprio il punto come sta uscendo. E vado anche un po' piano, ok, proprio per contenere anche all'interno il filo. Ringrazio Laura Cappelli che... Allora, voi dovete sapere che noi abbiamo un concorrente enorme giovedì sera, che è Don Matteo. E a parte che Don Matteo si sta giocando tutte queste carte, perché una sera c'era The Jackal, i comici sono simpaticissimi. Poi un'altra sera non so che personaggio c'era, quindi ogni episodio... Io invece ho il top di giovedì sera. Giovedì sera. Ho l'Arduino... Ecco, e allora l'amica Laura Cappelli dice: sono contenta di vedere te perché non mi piace Don Matteo. Invece la mia amica Anna dirà: eresia, Don Matteo Superstar. Sì. Allora, quindi, una volta fatto questo punto, viene poi in automatico tolto lo stabilizzatore. E vedete che qui con il filato decora, quindi un po' più grande, più a parte che io l'ho fatto un po' con tutti, l'ho fatto anche con vedete come spesso, facendolo invece con lo affianchiamo con un cotone normalissimo. Stessa cosa, come diverso, cioè questo ricorda di più il ricamo antico, il ricamo ajour, e qui è meno evidente, però lo trovo comunque molto perché carino. Va a confondersi anche con la colorazione comunque rispetto sì, a qua. Perché quindi si può anche fare un altro modo, cioè il punto di trattenimento, okay, cioè quello che abbiamo fatto sì, con il numero 6, possiamo cambiare filo e farlo con un filo più sottile, magari quindi anche in contrasto, cioè sono tutte quelle variabili che quando si crea poi ve le gestite voi, cioè fate dei campioni, infatti vedete io ce l'avrò come vademecum con tutti questi numeri che indicano la fittezza della non, tra alcuni non c'è questa grandissima differenza, però insomma a volte sono sempre abbastanza soggettive anche a volte, infatti, perché poi anche dalla, dal materiale perché se vi ricordate, vabbè, magari dopo poi quando ci salutiamo facciamo rivedere di nuovo la tendina. Con il filato lana è ancora diverso su una tela, certo, su una tela proprio di juta, quella proprio dei sacchi del caffè. E tra l'altro ringrazio, non lo sanno neanche che io li ho usati, ringrazio Noalito, che è un'azienda, una torrefazione chilometro zero di Novara, un caffè buonissimo, voi lo sapete, io sono drogata di caffè, dove vado e dico grazie, tutto quello che volete, ma caffè, la prima cosa, ma, datemi la, è vero, caffè, datemi la certezza di trovare il caffè, se no non ci muoviamo. Quindi se io dico che è buono, è buono.
E allora mi avevano regalato questi sacchi, non li avevo ancora usati un anno fa, è venuta l'occasione, ho pensato, facciamo queste tendine, una cosa diversa. E poi appunto dopo rifacciamo vedere di nuovo il progetto, lì con lo stesso punto fatto con il lana, ancora diverso l'effetto, proprio perché il lana poi è un po' più, aspetto un po' più morbido, più così. Facciamo vedere la Francia? Sì. Allora. Ve lo dico già, è una diretta molto veloce questa, perché è proprio tecnica. Cambiamo ancora il piedino, montiamo sempre il piedino 7 Bernina, quello in offerta, lo stabilizzatore, sì, eh? Quello in offerta questo mese. Facciamo passare tutto il filato, prendiamo, sì, facciamo su un pezzettino in questo modo. Sì. Ok. Pieghiamo sempre il tessuto, perché ricordiamo che comunque il tessuto sarà quello a vista, quindi se voi dovete fare una frangia il tessuto deve essere bello. Vuoi uno stabilizzatore anche sotto il tessuto? Ma sì, dai, uno striscione. Questo sarebbe da stirare, però sì. Vabbè. No, ti consiglio quello doppio di tenerlo di qua. Esatto. Mettilo. Dai, lo mettiamo così, va bene, va bene. Questo qua sotto al tessuto. Perfetto. Voi avete tutte le belle manine messe bene, pitturate, io invece c'ho proprio le manone da meccanico. Mano che lavora, eh. Ok, possiamo mettere lo stabilizzatore così, sempre arriva. Partiamo, mettiamo sempre lo zigzag come l'avevamo prima, la fittezza del punto, lasciamo ancora sempre la tensione molto lenta e andiamo a partire. Altro che Don Matteo, super Lorenzo. Super! Chi dice? Brava Silvia, grazie! Avevo bisogno di qualche mentina, Silvia, stasera. Beh, non è la tua mentina, però se vuoi ci stanno i chewing gum. No, però dai, dopo il cicchetto e il caffè, no? Dopo il cicchetto, il caffè, pasta, aglio, olio e peperoncino. Sì, stasera abbiamo cambiato, abbiamo fatto aglio, olio e peperoncino invece del solito sughetto. Compro. Guarda, facciamo vedere che l'ho visto qua in giro, è anche un altro attrezzino. Ah, io l'ho sempre oramai, ok, vicino, sì sì, lo stiletto, non lavoro più senza. Sì, Felice, ho questo filato, è stupendo, veramente bello. Le mentine sono il top. Allora, vedete, a differenza di prima, di qua avevamo un altro tessuto. Per fare la frangia, come avete ben notato, non c'è il tessuto, ma c'è lo stabilizzatore. Noi comunque abbiamo bisogno di un supporto. Perché ho messo lo stabilizzatore doppio? Perché comunque lavorando con un punto così fitto, tende lo stabilizzatore a spaccarsi. Certo. Perché carta, non è che acciaio. Esatto. Facciamo vedere proprio quando tu lo sfili. Allora, così vedete che devo sfilarlo perché il filo è stato sormontato proprio dalla dove c'è questa linguetta. Ok, quindi piano per non rovinare tutto, tagliamo. Ok, e adesso qua andiamo sempre ad allargare piano piano, piano esatto. Piano come abbiamo fatto prima. Perché deve, infatti, vedi, quello che ho appena detto a conferma. Per cui voi usate lo stabilizzatore un po' più spesso, perché è normale che accada, perché vedete quanti punti di cucitura ci sono, è carta, sì, certo. Quindi è normale che si strappi. Okay. Allora, calcolando, che si può sempre fare, qui il passaggio è particolare. Adesso, da qua, vediamo un poco dove... Scusa, dove abbiamo preso il bianco all'inizio? Qua. No, io lo facevo dalla fine. Facciamo. Ma qua. Penso che sia la stessa cosa. Allora, che cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a beccare, siamo tutti ciecati qua. Eccolo ecco, qua. Andiamo a prendere il filo sotto quello... No, quello è del tessuto. No, qua, se lo tiriamo via da qua con uno spillo, chiedo che si usi lo stesso filo per il bobbin. Come? Usi lo stesso filo per il bobbin? Il bobbin fill?
domanda, domanda. Sì. No, scusate, sono concentrata a chiappare il filo qua. No, forse lo troviamo di aspetta, più aspetta, qua. Aspetta, no, sai perché? Perché c'è questo qua davanti. Questo è quello doppio che è rimasto dentro. Facciamo così, via. Okay. Via, via. Vediamo un po' se riusciamo a sfilare di qua. E quello, ecco, dovete eccolo prendere qua il filo. Io adesso lo... Aspetta, io adesso ho fatto nel tentativo di tirarlo. Lo hanno dato. Lo hanno dato, esatto. Voi dovete prendere questo filo, quello della navetta. Tirarlo piano piano. Quindi questa fase è un po' delicata, ma fattibilissima. Quindi che cosa fate? Sfilate in pratica, apparentemente state sfilando il lavoro appena fatto. Adesso vediamo se mi riesce, tutto bene. Prima che combino il disastro finale. Opla. Come è andato a finire questo filo? Ce n'è ancora? Ok. Dovrebbe... Ma suspense! Suspense! Ok. Lo stesso filo per il bobbin, Michelle, cioè, ma quale? Quello sotto o sopra? Quello sotto. Quello sotto? Sì, può anche andare sì, bene il bobbin. Può anche andare bene, dice Lorenzo. Tolgo sempre il piedino 7. Quindi adesso che cosa facciamo? Se prima abbiamo fatto il punto 6, cioè una specie di punto sashiko per raccogliere i fili al centro, adesso dobbiamo comunque trattenere questa frangia, ecco, teniamo molto così. Dobbiamo comunque trattenerla, e come facciamo? Andiamo a sceglierci un punto, io ne ho fatti diversi, un punto che rasenti la base della nostra della cucitura precedente. Possiamo anche fare il 6, uguale. Proviamo. Oppure possiamo anche fare il punto ricamo, perché ad esempio io avevo fatto una prova con un punto così e ero andato a ribaltarlo. Ecco, sì, quindi dall'altra parte. Magari lo metto un pelino più lungo, vediamo un poco, se non sbagliamo il tutto. E vai proprio sopra così. Sì, esatto. Io facevo un po' meno. Vabbè, però così siamo più sicuri. Vediamo un poco. Facevi proprio a bordo, perché poi anche qua bisogna stare attenti di mandare all'interno. Allora, perché questi, esatto, perché non abbiamo tolto lo stabilizzatore? Perché comunque lo stabilizzatore ci aiuta a tenere piatta la massa dei fili. Dobbiamo andare un po' più lungo, sennò cambiamo il punto. Ma fai quello 6, quello di prima, okay, guarda. Vai tranquilla, chiudiamo questo, andiamo sul punto di prima, facciamo questo, sì, che era il 6 che avevi fatto prima, sì, ok. Sì. Abbiamo finito il filo, no? Aspetta. Si è interrotto, non c'è problema. Ok. Che numero di piedino stai usando adesso? Il 20. E in pratica questi progetti si alternano il piedino 20 con il piedino 7. A testimonianza che quando si fanno dei lavori con la Bernina, ma noi parliamo della Bernina ovviamente, è bello che si mescolano tra di loro, cioè un lavoro può essere la combinazione di diversi piedini, è proprio una creazione ogni volta, uno sperimentare anche, perché quello che abbiamo fatto di là, ma anche se vuoi inquadrare questa parte qui, le frange che avevo preparato io prima, intanto che Lorenzo non so se è già sistemato, vedete che il decoro che trattiene sono tutti degli esperimenti, dei punti diversi, cioè non c'è un punto specifico soltanto che potete usare. Mi è partito niente. Aspetta. Sai perché? Perché sta finendo. Sì, sta finendo il filo. Cambia proprio la rocchetta. Usiamo un altro filo. Così facciamo anche vedere l'effetto diverso. Vuoi un filo normale? Questo? Che questo qua cos'è? Questo è un lana? Questo no, è un aerofil, ok. È più piccolo, ma va bene lo stesso, uguale. Quindi, cambiamo anche filo.
qua è la diretta. Don Matteo è tutto perfetto perché ha registrato. Noi siamo così. Noi siamo così. Mamma mia! Lorena, ma non me lo dici! Ma fai vedere il bel di Dio! Mamma mia! No, non ho più l'età, per carità. Ero un po' sconcia. È strano che il marito non sia venuto di qua. No, tra l'altro è uno dei suoi primi regali, questa maglia. Quindi questa maglia ha 16 anni. Wow. Quando ancora mi faceva i regali. Sì. Sì, brava Felicia, ognuno personalizza come vuole, ancora di più proprio per la Francia, perché allora questo punto che noi dobbiamo andare a fare dopo con il piedino 20 non è solo decorativo, è anche decorativo, ma ci serve proprio per trattenere tutti i fili, perché come avete visto abbiamo sfilato il filo da sotto, quindi se lo lasciassimo così com'è si sfilerebbe tutto, come ho fatto io qua, che all'inizio per sperimentare ho lavorato male e tutti i fili se ne sono venuti e quindi mi sono ritrovata ad avvolgere da qualche altra parte. Bisogna in questo caso qua andare molto piano e cercare di andare a far passare il filo, sono un po', ma sì, si riesce a vedere. Un po' di accortezza in più, ma è comunque molto semplice, diciamo che hai un po' di luci sparati addosso e quindi non è proprio l'ideale cucire in questo modo. Vuoi venire di qua, Lorena, che forse si vede meglio, non lo so. Anche perché sapete che io queste cose non sono creatore, tu sei... sono meccanico, per ecco cui... Ecco qua! Esattamente, esattamente, per cui loro fanno apposta, mi fanno i tranelli, certo, mi fanno tutti i tranelli così, loro mi fanno cucire e io ci provo, ci metto del mio, non ho il tocco femminile. Ecco, io per esempio avrei alzato un attimo il piedino, sistemato la frangia. Sì. Vediamo un po', comunque alza un attimo il piedino, è quasi finito. Aspetta. Poi che faccio io? Adesso che è finito, capito? Prima mi fanno sudare e poi dopo... Ah, però è un divertimento, dai, ci si gioca tranquillamente. Sei bravissimo, ti dice Silvia. Grazie Silvia, sempre umana. Ma guarda che tra un po'... attenzione, hai acchiappato. Ecco. Va, si finisce ecco, adesso... così, va bene così. Tra un po' si fa tutta la puzzangra di acqua qui perché sta sudando a sette camicie. Facevo prima a smontare la macchina, io ci mettevo prima. Va bene così, Lorenzo, okay. Perché poi stai... Sì, sto andando un po' storto. Un po' stortino, vai. Esatto. Adesso facciamo vedere proprio che si apre. Vediamo, senza che... Intanto c'ho la Iris che sembra un'anima in pena. Vediamo un poco. Un po' di dolcezza. Se abbiamo fatto tutto il giusto, adesso possiamo strappare questo. Adesso, aspetta, ok. Lorenzo non viene più. Silvia, la facciamo io e te la prossima volta. Ah, ma Silvia quando vuole, lo sa. L'Anna ti schiavizza. Hai ragione, allora, Silvia. Posso dirlo. Perché non riesco a farlo con il marito? Perché è un po' disgraziato. Sono da solo contro due. Ecco. Silvia, aiutami. Lorenzo è troppo buono. No, viene così. Praticamente ho saldato la cucitura, praticamente tutte quelle frangine che sono altrimenti col filo sfilato sarebbe andato quindi via. La lunghezza è il doppio, esatto. Perché chiaramente noi la andiamo ad aprire, cioè qua ad esempio dove io non ho cucito qua sopra vedete che praticamente se io faccio così vado a sfilare tutto, quindi questa cucitura che hai appena fatto serve proprio per trattenere oltre che decorare. Ti aspettiamo Silvia, ti aspetto. No, ma
come Lorenzo, una volta vengo davvero, tu me l'hai promesso. Non so, ma io la vedo buia sta stanza, com'è? Dobbiamo tirare giù le tende, dobbiamo tirare giù le tende, adesso ti faccio le tende sotto. Tutte le tende? Tutte le frangine. Ah, tutte le frangine, no, me le faccio io con comodo. Oramai è già tutto distrutto. Tutto distrutto stasera, Iris. Intanto la Iris lecca i mobili, lecca ovunque. C'è ecco, sì. Quindi, wow. Ricordiamo di nuovo il piedino, l'offerta del mese di marzo è il numero 7. Adesso, momento Vanna Marchi, il numero 7, che è particolare perché ha questa la barra che ci consente proprio di fare questo lavoro, ed è l'unico che ci consente questo lavoro, che però deve andare pandan con, noi vi consigliamo il numero 20, adesso ti fa il gioco del soldato, la Iris dietro, così cade indietro, il numero 20 perché serve, e lo facciamo vedere, innanzitutto, ho del ricamo davanti, aperto, no? Esatto. Piedino per ricamo aperto, che ha questa apertura qua, che ci ha consentito il trattenere i fili per questa versione, per creare una sorta di punto ajour, che qua si vede meglio, oppure per trattenere i fili, ecco qua le frange, vedete che, aspetta che faccio sul bianco e magari si vede meglio. Ecco, questo è il punto che ha appena usato Lorenzo, una sorta di punto sashiko, però potete anche giocare con dei punti decorativi. Naturalmente ogni macchina avrà il suo, perché in un video che c'è su YouTube c'è un punto che la mia macchina non ha, e io sono andata, e questo mi piace tantissimo, sono andata a cercarmi quali punti, dei punti che comunque su un lato siano paralleli alla punto di partenza della frangia, perché devono comunque trattenere ogni filo, quindi non dovete scegliere un punto da ricamo che ha, non so, delle onde, perché lì dove va ad rientrare non andreste sopra il filo e quindi non lo riuscite a trattenere. Quindi scegliete tutti i punti che volete, purché abbiano un lato come questo, vedete? Così da poter trattenere i fili delle frange. La lunghezza della frangia è il doppio di quello che vedete qua, naturalmente, ed è il massimo, perché corrisponde allo spazio che prende sulla barra. Quindi questa è la conferma alla risposta della domanda di Valentina. Ok, non sappiamo il mese prossimo quale piedino sarà, ma intanto approfittate dello sconto del 15%. Tutti i rivenditori Bernina, chi non sa va sul sito di Arduini, che ha anche la vendita online, esatto. Così, oppure vi iscrivete e io vi do tutte le varie indicazioni. Che cosa possiamo dire più alle amiche? Acquistate Bernina, ma soprattutto intanto il piedino 7 ci va sempre il 20 insieme? Ah? No, il piedino 20 è un'aggiunta in più, cioè non è che è obbligatorio, il piedino 7 ha una sua funzione, il piedino 20 aiuta a terminare diciamo un lavoro come questo, ma aiuta anche a fare anche ricami, anche perché è aperto davanti, si vede. Esatto, perché noi potremmo anche usare piedino base, però non avremmo il controllo, oppure piedino con una soletta trasparente, ma da apertura 5,5. Il piedino base, ad esempio, adesso la macchina Berrina 480 al 9 mm di apertura di zigzag, per cui voi rispetto al piedino base tradizionale davanti è chiuso, questo invece è aperto, vedete cosa viene inserito al di sotto del piedino. Quindi si vede, la cosa importante è perché potete vedere che perché cosa vedo sta l'ago, facendo. Vedo l'ago davanti praticamente cosa sta facendo e dove sto andando a fare la mia cucitura. A più
Più se non hanno i piedi 90, c'è quello con la soletta trasparente, sempre però apertura sì, 5 però, mezzo. Sì, però con la soletta trasparente io ho sempre il pezzettino di soletta qua davanti, sì. Per cui non vedo l'ago, proprio la battuta del lago. Quindi questo è proprio la, questo qua è l'ideale. Tra l'altro noi l'abbiamo usato tante volte anche per fare la cordon bag, è un piedino che si usa sì. Con tantissimo, quindi è uno di quei piedini da avere. Esatto. Tra i vari. Allora, settimana prossima vi ricordo, e se vedete nei commenti ci sono i paesi che possono usufruire della iniziativa di nonna Ciccina a Pecar. E quindi, non essendoci la lezione di filato, ci sarà un video che spero di riuscire a terminare, che voi potrete, lo condividerò su questa pagina, ma lo vedrete sul mio profilo YouTube, che è Anna Borrelli. Se non vi siete iscritte, iscrivetevi. E come vi avevo accennato l'altra volta, adesso ne abbiamo solo due dirette su questa pagina, perché gli altri giovedì ci saranno dei video, che però, vabbè, insomma, vedrete. Ma non... posso aggiungere solo una cosa, certo. Che volevo ringraziare alcune clienti sempre di Anna Borrelli, dove noi la settimana scorsa abbiamo fatto la festa in negozio, qualcuno logicamente lontano non poteva venire per i 25 anni della mia attività in negozio, quindi ringrazio chi ha partecipato e chi anche non ha partecipato ma mi ha fatto gli auguri. Certo, ma guarda, io ho delle amiche, perché poi sono tutte amiche, le signore e i signori anche, ci sono anche dei maschietti che ci seguono, sono fortunata, l'ho detto l'altra volta, lo ribadisco. Oramai è una famiglia questa attraverso la mia pagina e sono veramente speciali, quindi i miei amici sono i tuoi amici, sì, certo. E i loro amici sono i tuoi amici e miei amici. Assolutamente. Ho messo il braccio un po' tipo sì, tipo è Gruber. Posizione strategica. Ok. Ah, guarda, c'hai la nemica in casa, vedi, la nemica in casa. Ok, questo è... lo sto terminando, l'articolo, lo sto terminando, l'articolo dell'offerta sempre del mese di marzo della Clover Rose Maker, perché ne voglio mettere ancora, questa è la famosa mascherina, come sciccosa, ok, quindi piano piano poi troverete tutti gli articoli e le blog, che ricordo. Che non sapesse bu. Ho fatto un errore. Ah. Ho detto oddio, di nuovo se no, aspetta, com'è? Hai caduto il telefono. Ecco qua. www.annaborrelli.it. Boh, è finita, ragazzi. Finita. Allora, ci vediamo con Lorenzo il mese prossimo per il piedino del mese. Di scopriremo aprile. Qual è. Aprile. E noi ci vediamo settimana prossima con video da tutto da gustare. È cucito. Ho già in mente cosa fare, ma non è detto che non cambi programma. Sono fatta così. Allora, vieni Lorena, che così inquadriamo anche te. Ok, facciamo eccoci il trio. Qua. Il trio. Ok. Allora, grazie per averci seguito fin qui e ci vediamo alla prossima. Grazie. Vi lavo! Ciao. Ciao! Ciao, grazie! Devo mettere il dito qua per chiudere. Ok. Lo chiudo.